Partirei col chiedervi, poi adesso cerco di parlare io e mi piacerebbe chiaramente aprire anche un po' il dialogo, nel senso che interrompetemi in qualsiasi momento, non sono qui a fare la lezione. Io ho fatto un percorso sul tema delle emozioni perché mi interessava e vi metto un po' a disposizione quello che ho scoperto, che ho capito e che provo a fare anch'io ovviamente nel mio lavoro e con i miei figli. Giusto per così sondare qual è un po' la rappresentazione che abbiamo dei nostri ragazzi, se avete voglia, in una parola, so che è una semplificazione perché i nostri ragazzi sono molto più che una parola ovviamente, però se in una parola, così, cosa vi viene in mente pensando ai vostri figli? Ho chiesto un po' se erano più preadolescenti, più adolescenti, perché ovviamente ci sono delle differenze, però genericamente parleremo di adolescenti. Cosa, una parola per descriverli in questo momento della vostra vita e della loro vita, giusto per capire com'è la rappresentazione. Entriamo nel merito di chi sono e cosa fanno, perché sono così. Complesso. Complesso. Insicurezza. Ok. E sentite, è complesso, insicurezza? Instabile di pensiero. Instabile di pensiero. Molto instabile. Molto. Impulsivi. Impulsivi. Svogliati. Svogliati. Silenziosi. Silenziosi. Scontro. Scontro, ho sentito? Ok. Altalenante. Ribellione. Ribellione. Enigma. Enigma. Proviamo a guardare un po' dentro questo enigma, vediamo se c'è qualcosa che vi può tornare utile quando tornate a casa. Ok. È tutto vero, loro sono tutte queste cose. Sono anche molto di più. E adesso l'obiettivo di oggi è anche un po' è darvi alcune informazioni, ma anche provare a spostare il punto di vista. Questa roba qua io ce l'ho un po' dalla mia formazione artistica, ce l'ho dalla mia formazione sull'intercultura, provare proprio un po' a spostarsi e guardare le cose da un altro punto di vista. Proviamo a vedere se riusciamo a raccontare, a guardare anche in un altro modo. Allora, mi avete dato un sacco di parole, tantissime anche profonde. Vado più veloce su questa parte perché ho messo in evidenza il rosso proprio per cercare di andare poi più a fondo sulla questione delle emozioni. Sono fragili e spavaldi, cioè a me c'ho proprio scritto un libro che si chiama così, come a dire che sono anche cose tanto diverse nella stessa persona. Perché? Perché stanno crescendo e quindi stanno cercando che tipo di persona sono. E quindi sono sia fragili che spavaldi. Perché vi ho messo la ragosta? Lo sapete la faccenda che la ragosta quando cresce ha la corazza, quando la parte dentro morbida della ragosta cresce, la corazza gli sta stretta. Allora si va a nascondere sotto una roccia, muta, cioè si toglie la parte dura e quindi per un periodo rimane esposta, per quello si va a nascondere. E poi se la ricostruisce più grande, tutte le volte che cresce deve abbandonare la corazza e appunto costruirsi una più grande della misura giusta. Perché gli adolescenti sono così, sono esposti a un certo punto. Non so se qualcuno prima, forse fragili non era la parola giusta, ma c'era una parola simile che mi ha fatto venire in mente appunto questa immagine della ragosta. Proprio perché sono in una fase di transizione, soprattutto i preadolescenti non sono più bambini ma non sono ancora adulti, sono in quella fase di mezzo in cui non sanno bene neanche loro che cosa sono. Chiaramente siamo stati tutti adolescenti, prima, di dopo, chi poco tempo fa, chi molto tempo fa, però se proviamo tutti a fare memoria quando noi eravamo adolescenti, chiaramente in un mondo diverso, quindi non è la stessa cosa, ma quali erano poi le nostre emozioni, no? In questo senso di dire se non sono una roba, non sono un'altra, questo li rende ovviamente più vulnerabili, proprio perché non hanno ancora la corazza definitiva come se fossero appunto una ragosta. Chiaramente attraversano delle trasformazioni a partire dal loro corpo, dal loro cervello, quello che vediamo, e quindi i loro pensieri, il loro bisogno di allontanarsi, ma sapere che possono stare lì, in questo così, movimento un po' elastico, no? Mi allontano per cercare di essere più indipendente, ma devo sapere di poter tornare se la faccenda così non mi quadra tanto. Sono portate ad assolutizzare, quindi passioni totalizzanti, tematiche magari, oppure cose che fino all'altro giorno dicevate che non succedeva niente, adesso sono un'onta pazzesca, quindi tutto portato molto molto all'estremo, questo mi rendo conto che chi cerca insieme è un confine estenuante, no? Di dover comunque
convivere con questa, con questo estremizzare sempre tutto. Vivono una ristrutturazione del cervello, dopo lo vedremo meglio sulle emozioni, ma appunto dicevo prima, le neuroscienze ci dimostrano ormai, ci dicono che il cervello degli esseri umani, che sono una specie che ci mette tanto a svilupparsi, perché ci pensiamo quando nasciamo, siamo piccoli, siamo indifesi, dobbiamo nutrirci, non ci spostiamo rispetto ad altre specie che invece camminano subito, si nutrono da sole, quindi noi siamo proprio fatti per essere accuditi per tanto tempo. Poi come ci si mette anche un po' la cultura, e quindi adesso stiamo a casa fino a 40 anni, questa è una cosa che non avevamo prevista così, però diciamo che tendenzialmente per un periodo è tutto normale che stiamo vicini proprio perché dobbiamo crescere. E appunto anche il cervello ha un'evoluzione e se anche culturalmente fino a qualche decennio fa pensavamo che, quando ovviamente non si considerava ancora l'adolescenza come un'età particolare con le sue caratteristiche, dove il salto era su un bambino fino a un certo punto e poi divento grande all'improvviso, non c'era una roba di mezzo, come se improvvisamente la società ci riconosceva come adulti, allora pensavamo come gli adulti. Ma adesso appunto sappiamo che anche il cervello ha un'evoluzione, ha delle modifiche, e non è che anche se a 16, 17, 18, non so quanti anni avevano i nostri figli, cioè, possibile mai che non ci arrivi a quella roba lì, rastrenatevi, perché almeno dicono che almeno per maturare tutta la parte della corteccia neofrontale, che adesso poi vedremo, è così importante per le emozioni, 20, 24, 25, dipende, qualcuno di studio ovviamente dà un po' il numero suo, però tendenzialmente non è così risolta presto, cioè non è che noi ci aspettiamo una cosa e loro effettivamente cerebralmente sono pronti. Questo non è per giustificarli, però è importante saperlo, perché magari ci aspettiamo delle cose e non corrispondono a quello che fisicamente possono fare. E poi ovviamente queste emozioni che sono un casino, e adesso entriamo nel merito. So che poi le slide vi rimangono, quindi non ve lo sto a leggere, vi preferisco leggervi una cosa che ho stampato, che non ho messo perché è un pochino più lunga, però appunto quello che dicevo prima era un po' provare anche a guardarli da un altro punto di vista. È vero che sono faticosi, è vero che ci sfidano, è vero che insomma non è facile conviverci, non li capiamo più, non li riconosciamo più, ma hanno un sacco di cose molto belle, e quindi questo pezzo ve l'ho messo così un po' a ricordarci ogni tanto che anche nella fatica però è anche nostro compito andare a guardare anche le cose belle che hanno. Per cui, così, fare memoria ci mette di più nella condizione di provare a capire loro e provarci a avvicinare. Poi l'obiettivo anche di oggi è pensare a delle cose che possiamo fare per non farli sentire soli, proprio perché sono in questo momento di transizione in cui appunto stanno un po' cercando chi sono, qual è la nostra funzione, no? Noi dove dobbiamo stare in questo loro mondo che ovviamente cerca di andare sempre più fuori a cercare le risposte alle proprie domande, noi che ruolo abbiamo? E quindi questo un po' è il tentativo che proveremo a fare anche oggi. Però vi leggerei una cosa che ho trovato che mi è piaciuta proprio per cercare di cambiare il punto di vista. È ovviamente una finzione letteraria, non l'ha scritta veramente un ragazzo, però si chiama la lettera che un adolescente scriverebbe a un adulto, ai suoi genitori. Caro genitore, questa è la lettera che vorrei poterti scrivere. Di questa battaglia che stiamo combattendo adesso, ne ho bisogno. Io ho bisogno di questa lotta. Non te lo posso dire perché non conosco le parole per farlo. E in ogni caso non avrebbe senso quello che direi. Ma sappi che ho bisogno di questa battaglia, disperatamente. Ho bisogno di odiarti, proprio ora, e ho bisogno che tu sopravviva a tutto questo. Ho bisogno che tu sopravviva al mio odiare te e al tuo odiare me. Di combattere con te, anche se persino io lo detesto. Non importa neanche quale sia il motivo di questo continuo battagliare. L'ora del coprifuoco, il compito bucato, la mia stanza disordinata, le uscite, rimanere a casa, andare di casa, rimanere a vivere in questa famiglia, il mio ragazzo, mia ragazza, sul non avere amici, sull'avere tutte compagnie. Non è importante. Ho bisogno di litigare con te su queste cose e ho bisogno che tu lo faccia con me. Ho disperatamente bisogno che tu mantenga l'altro capo della corda, che tu stringa forte mentre io strattono l'altro capo, mentre cerco di trovare dei punti di appiglio per vivere questo mondo nuovo. Prima io sapevo chi ero, chi fossi tu, chi fossimo noi, ma adesso non lo so più.
In questo momento sono alla ricerca dei miei confini e a volte riesco a trovarli solo quando faccio questo tiro alla fune con te. Quando spingo tutto quello che conoscevo fino al limite. È proprio in quel momento che sento di esistere e per un minuto riesco a respirare. E lo so che ti manca quel dolcissimo bambino che sono stato. Lo so perché quel bambino manca anche a me. E questa nostalgia è quello che rende tutto così doloroso adesso. Io ho bisogno di lottare e ho bisogno di vedere che i miei sentimenti, per quanto brutti o esagerati siano, non distruggeranno né me né te. Ho bisogno che tu mi ami anche il peggio di me, anche quando sembra che io non ti ami. In questo momento ho bisogno che tu ami sia me sia te per conto di tutti e due. Lo so che fa schifo essere trattati male, ma ho bisogno che tu lo tolleri e che ti faccia aiutare da altri adulti a farlo, perché io non posso farlo in questo momento. Se vuoi stare insieme ai tuoi amici adulti e fare un gruppo di auto mutuo aiuto per sopravvivere al tuo adolescente, fai pure. Parla pure di me alle mie spalle, non mi importa. Solo non rinunciare a me, non arrenderti a questo conflitto, ne ho bisogno. Questa è la battaglia che mi insegnerà a capire le mie ombre, che le mie ombre non sono più grandi della mia luce. La battaglia che mi insegnerà a capire che i sentimenti negativi non significano la fine di una relazione. Questa è la battaglia che mi insegnerà a capire come ascoltare me stesso, anche quando questo potrebbe deludere gli altri. Questa battaglia finirà, come ogni tempesta si placherà. Io dimenticherò e tu dimenticherai, poi tornerà di nuovo. E allora io avrò bisogno che tu stringa la corda ancora. Avrò bisogno di questo ancora per anni. Lo so che non c'è niente di bello e soddisfacente per te in questa situazione, come so che probabilmente non ti ringrazierò mai per questo. E nemmeno ti riconoscerò questo duro lavoro, anzi, con tutta probabilità, ti criticherò ferocemente. Sembrerà che qualunque cosa tu faccia non sia mai abbastanza. Eppure mi affido completamente alla tua capacità di restare in questo scontro. Non importa quanto io discuta, non importa quanto io mi lamenti, non importa quanto io mi chiuda nel mio silenzio. Per favore, tieni stretto l'altro capo della fune. Sappi che stai facendo il lavoro più importante che qualcuno possa fare per me in questo momento. Con amore, il tuo Tinigio. Perché loro hanno bisogno di essere così oppositivi, se vogliamo metterla in questo modo. Gli serve per capire chi sono. Perché solo, si può già chiamare differenziazione, identificazione, solo attraverso a chi posso paragonarmi, rispetto a chi posso confrontarmi, posso capire chi sono. E allora loro proprio ne hanno bisogno, quindi per quanto faccia schifo, dobbiamo resistere, perché è per loro. Allora, che cos'è sta benedetta intelligenza emotiva? Intanto, sapevate che ce ne sono più di una di intelligenze? Uno dice anche intelligente perché ci arriva subito, sa tante cose. E invece, c'è un autore che se ne è occupato in particolare, noi ormai sappiamo che ce ne sono vari tipi. C'è chi è intelligente dal punto di vista, non so, della musica, del corpo, ci sono tanti tipi di intelligenza, tra cui quella emotiva. Allora, quando diciamo qualcuno riconosciamo che è competente dal punto di vista delle emozioni, cosa vuol dire? Che cosa ha, che caratteristiche ha? Per esempio, le sa comprendere, quindi è in grado di ascoltarsi, di sapere che cosa sta succedendo. Dopo vediamo anche come si svolgono, perché ovviamente è più facile fare questo ragionamento anche vedendo proprio come nella concretezza di un esempio come si svolgono. Però in questo momento ci interessa vedere la capacità che abbiamo di sapere che cosa ci sta succedendo dentro, di dargli un nome, che è una cosa difficile perché noi non abbiamo spesso, i ragazzi tantomeno, le parole per dire che cosa sentiamo, soprattutto se non siamo stati abituati a farlo. E regolarle, perché prima appunto vi dicevo, le emozioni sono qualcosa che ci serve per vivere e che regola i nostri comportamenti, ma non è che appena siamo arrabbiati andiamo a dare un cazzo, cioè anche noi adulti, noi in macchina spesso, ad esempio, degli adulti è la macchina che ci scatena delle cose feroci, abbiamo qualcosa da dire all'automobilista, ci scendiamo e gli diamo un pugno in faccia. Saremmo come nella giungla, no? Non funziona così, abbiamo ovviamente imparato a regolare i nostri stati emotivi in base a quello che è l'atteggiamento più adatto alla situazione che viviamo in un contesto tendenzialmente civile. E poi, guardate quanti ce ne sono, alcuni studi dicono che sono addirittura 400. Uno
dovrebbe fare il tentativo, io non ce l'ho, credo di non arrivarci neanche a 100 forse. Per cui è sicuramente una competenza importante, ma non è così immediata, bisogna un po' allenarsi su noi stessi per primi. Questo ve l'ho già detto, anche la capacità di regolare le emozioni dipende un po' dall'età, ma dipende anche se siamo stati aiutati e cresciuti a farlo. Quando i bambini sono piccoli abbiamo noi adulti il compito di farlo per loro, per cui sì, siamo noi lo strumento attraverso il quale loro imparano, vedendolo fare da noi, se noi appunto abbiamo questa capacità lo possiamo fare con loro. Con l'obiettivo che poi siamo da soli, cioè vanno a farlo per poi farlo da soli quando diventeranno adulti e dovranno appunto andare nella società senza andare a prendere a cedere il primo automobilista che taglia la strada, semplificando così. Ve l'ho già accennato prima, regolarle non vuol dire reprimerle e non guardarle proprio, quello non è saperle regolare, quello è far finta di niente, che è molto diverso. E rispetto proprio a questa età, gli adolescenti, se loro hanno una, tutti noi in realtà, ma pensiamo a loro in particolare, se hanno una scarsa capacità di regolare le loro emozioni, è più facile che sviluppino dei comportamenti rischiosi per loro e per gli altri. Quindi perché noi ci dovremmo interrogare sulla loro intelligenza emotiva? Perché è una questione di prevenzione, di aiutarli a stare meglio con loro e con gli altri della società. E non vi ho detto che emozione, proprio questa cosa invece greco l'ho scoperto, si dice vuol dire andare verso, proprio perché è una cosa, è qualcosa che ci succede dentro ma che ci spinge ad agire poi nella realtà e quindi appunto determina i nostri comportamenti. Questa mi piace sempre un sacco, soprattutto poi quando la vediamo riferita alla rabbia. Tutto quello che vi dico, ovviamente, ma questa è la premessa, era, non ve l'ho detta, ma l'ho accennato a un certo punto, tutto questo vale per tutti, piccoli, grandi, 2 anni, 10 anni, vale per tutti perché siamo tutti esseri umani, quindi funzioniamo tutti così. Quindi pensatelo, riferito a loro, se vi conoscete come funzionano le loro emozioni, ma ovviamente vale anche per noi, non è che noi, siamo grandi, la corteccia prefrontale a posto, è voluta, allora siamo capacissimi. Anche lì, vabbè, possiamo fare dei distinguo, appunto. Dipende se siamo stati cresciuti o meno avendo sviluppato queste capacità. Ma non è sufficiente essere tutti, ecco, mi viene da dire questa cosa. Guardiamo le emozioni secondo due assi, quindi l'intensità e il tempo. Vi ho detto prima che non è uguale essere leggermente nervositi rispetto a essere furibondi, quindi l'intensità in questo senso, come si esprime, quanto è forte e profonda, anche rispetto al tempo. Quindi se lo immaginiamo all'inizio, ho messo il pulsante, scatta l'allarme, cioè sì, c'è qualcosa che ci accende, che ci dà l'innesco, e ne metto che c'è sempre, anche se non lo vediamo, non sappiamo cosa è successo a scuola, ma qualcosa che innesca c'è di sicuro. C'è un momento in cui questa emozione cresce di intensità, la sentiamo proprio, se pensiamo alla rabbia, la sentiamo proprio montare, come una panna montata, lievita. C'è un momento di picco dove lì vi ho detto lasciate stare, non c'è dialogo, uno non capisce più niente, ma perché in quel momento, si chiama, non mi resta se questo è il motivo, perché in quel momento la parte, il secondo piano per intenderci, nel nostro palazzo del cervello, ha preso in ostaggio tutto il resto, cioè noi non siamo, è talmente pervasivo di tutto il resto che non siamo in grado di accendere quella parte lì un po' più razionale, quindi non c'è momento di discussione, cioè in quel momento non ci si può ragionare perché quella parte lì è spenta, quindi proprio no. E poi però fortunatamente le emozioni, proprio perché hanno un dispendio anche energetico importante, non è che noi possiamo stare arrabbiati 6 ore, cioè dopo la stessa ora scattati, quindi hanno ovviamente un tempo breve. Si differenzia di questo anche per esempio dei sentimenti, i sentimenti sono qualcosa invece di più duraturo, più profondo, l'emozione invece è un pochino più corta, si esaurisce
finita la discesa, diciamo, e poi decresce fino a sgonfiarsi, si parla di un certo sgonfio, proprio perché a un certo punto, come soufflé, implode, no? si sgonfia. Quello è il momento in cui, ok, possiamo riprendere che cosa è successo nel frattempo. Prima è un po' di, cioè, prima qua, ancora, prima qua, no, qua al basso, cioè quando l'emozione si sta affacciando, quindi ancora in una intensità così, ragionevole, possiamo ancora pensare di capire cosa sta succedendo, cosa è successo. Quando è in quel momento di picco, proprio al culmine di questa campana, lì non c'è santo che tenga. Dobbiamo aspettare che sul decorso naturale a un certo punto smetterà, magari può stare arrabbiato, impaurito, quello che è, per sempre. Spesso si dice, no, la rabbia, la paura, la tristezza sono emozioni negative, brutte, non ci piacciono. Ma negativo, come dire, sono sbagliate, fanno sentire chi le prova e che è sbagliato provarle. Ma se abbiamo detto che è una cosa che ci ha dato la natura, o la natura è matrigna e allora ci fa fare delle robe brutte, o se no servono anche quelle. E allora al massimo possiamo dire è una emozione spiacevole, certo, è un'emozione sgradevole, ma non è sbagliata. Perché già io sono arrabbiato, già non sento che stai riconoscendo che io sono una persona che ho quel bisogno e vorrei fare quella cosa e tu mi dici di no. In più sento che è sbagliato. Una catastrofe. In più sento che quello che sto facendo non va bene, non devi arrabbiarti, non dovresti, perché ti arrabbi? Come se noi, no? Sempre una blonde inglese. Io no, per niente, anzi, ci faccio i conti con molta così, onestà intellettuale anche, non è possibile. Ma per loro, che ancora di più hanno bisogno che noi li confermiamo, diciamo guardate che è normale, per tutti, tanto più per voi che le vivete a questo livello di, proprio anche fisico, no? di esplosione, per loro ancora di più, e ancora di più si sentono sbagliati nel provare questa cosa. Ma se abbiamo detto che la rabbia funziona perché ci fa contrastare un'ingiustizia, vedo una cosa che non mi piace, a me non riguarda me, ma non mi piace, mi arrabbio. Quella rabbia magari la uso per fare la rivoluzione, per fare una manifestazione sociale, cioè non è sempre una cosa brutta. La uso, non so, per difendere un mio amico che è stato preso di mira, è stato preso in giro. Mi arrabbio, ma non è una cosa sbagliata, non è una cosa brutta. Magari mi arrabbio per un motivo nobile. Se qualcosa mi minaccia anche nel mio corpo, io reagisco e mi arrabbio, perché fisicamente la rabbia serve a quello, serve a controbattere. Ecco perché prima dicevo, mi prudono le mani, perché prendo le armi e mi difendo. Difendo il mio territorio, il potere dell'altro, mi faccio rispettare, fronteggio la frustrazione, rifiuto quello che mi fa soffrire, mi sento impotente, mi sento un po' solo in questa rabbia. Però allora la rabbia è davvero così negativa? O se la proviamo a guardare da un altro punto di vista, in realtà è una forza di affermazione di vita. Io ti sto dicendo chi sono in un momento della mia vita storico in cui non lo so nemmeno, io ci sto provando. Allora, la prossima volta che si arrabbiano, saranno un gran casino uguale. Ma magari pensiamoci che forse non è così negativo. Sarebbe peggio se non si arrabbiassero mai? Cioè, sarebbe meglio se non si arrabbia mai, perfetto, non fa mai casino, non sbatte mai le porte, non lancia mai le cose. Vediamo, pazzesco. Però forse allora non sta neanche esprimendo quanto non gli va bene una cosa, non sente appunto di essere minacciato nel profondo. Quindi proviamo a guardarla anche da questo punto di vista. Tutte le emozioni sotto nascondono, in realtà, anche tanto bene, comunque, insomma, dobbiamo guardarle un po' più, grattando un po' la superficie, rappresentano un bisogno. Quindi se io mi fermo, sta urlando, mi sta sfidando, tante volte lo fa apposta per mettermi alla prova. Sì, è tutto vero? Proprio per quel discorso di prima che per capire chi sono devo capire chi sei tu, chi siamo noi, quanto spazio c'è, quanta libertà ne posso prendere.
E non andiamo a vedere quello che c'è sotto, non andiamo a vedere neanche perché si era, cioè il perché sì, ma che cos'è che l'ha fatto, fatto scattare, in che cos'è che si è sentito minacciato. Allora anche qui le emozioni bisogna andare un po' più in profondità e non fermarsi solo all'aspetto esteriore, perché appunto se no si confonde il comportamento, che è giusto che noi diciamo no, buttare giù la porta, no, settimana, ma è il comportamento che è sbagliato, non l'emozione. L'emozione ha ragione d'essere, è lì per un motivo. Poi è come noi la esprimiamo all'esterno, quanto è coerente anche con le regole che ci siamo poi, una famiglia va benissimo, tutti giù la porta una settimana, cambiamo, va bene, però deve stare bene a tutti. Generalmente non è così, per cui se non è una cosa che non è concordata e che non corrisponde all'idea che io ho di famiglia, le regole che mi sono date, i valori che rappresento, allora dobbiamo trovare un modo più adeguato, più adatto per esprimerle. Di contro, se il bisogno sottostante all'esplosione della rabbia sono che io mi senta riconosciuto, ho bisogno che qualcuno si accorga del fatto che quella roba lì per me è una minaccia, per me è qualcosa che proprio mi fa sentire in pericolo, minacciato nel mio essere più profondo, allora gli altri cosa possono fare per rispondere a quel bisogno? Possono stare ad ascoltare, possono starmi più vicino, possono anche non dire niente, non serve che c'è la Filippica, no, perché sanno, non è obbligatorio, si può stare anche in silenzio, ma è proprio la postura che fa la differenza. Se io sto lì scazzato col cellulare a dire vabbè adesso ma chi passa, quello che passa vediamo, poi se io ti guardo, magari non guardo come per dire so che è difficile, so che fa schifo, ma adesso passa. E quando passa io sono ancora qua, non mi sono autodistrutto nel frattempo, come diceva la lettera. Loro hanno bisogno di sapere che le cose che succedono, in quel momento è chiaro che diranno delle cose anche sgradevoli, e le parole, proprio perché hanno un peso, restano, non è che, ah vabbè, allora gli è passata a posto, non mi sento ferito delle cose bruttissime che mi hai detto. Però si dice anche che nei momenti di rabbia così esplosiva le cose che si dicono non vanno tenute in conto, cioè diciamo anche delle cose che magari non stavamo pensando veramente, ma ci servivano proprio solo per buttare fuori tutta quell'energia di movimento che avevamo dentro. L'aspetto educativo di tutto questo è che cosa ne ce ne facciamo, cioè che differenza fa questa gestione nella relazione che abbiamo con i nostri figli. Li facciamo sentire comunque accettati, capiti, ascoltati, che già sarebbe il livello zero di tutta questa storia, o con noi fanno bene a non dirci delle cose, perché tanto noi non le capiamo, non li stiamo ad ascoltare, tanto sappiamo già come va a finire, perché ci siamo passati, perché tanto è così per tutti, già la sappiamo la risposta, non ce la devi nemmeno dare. Se quello era il bisogno, forse possiamo fare delle cose per rispondere adeguatamente a quel bisogno. Mi piace molto l'idea tra la paura a un bosco, che non va girato, non è che faccio la strada più lunga per arrivare dalla nonna di Cappuccetto, ma gli passo in mezzo, attraverso la mia paura, non faccio finta che non ce l'ho, ma la guardo in faccia, capisco che cosa mi sta dicendo di me, capisco come io posso affrontarla, quindi la devo per forza attraversare. E allora, appunto, come prima, non posso fare finta che non c'è, vabbè, cioè non mi metto nella condizione di provare quella paura. Certo, vivo bene perché grazie, non mi ci sono messo vicino ai ragni, però l'ho veramente affrontato, prima o poi ragno lo incontrerò lo stesso, allora sarò più attrezzato ad affrontare quella paura, se l'avrò incontrata prima, guardato in faccia, datomi un nome e regolato il mio comportamento, o se non l'ho mai incontrata la prima volta sarà un grande disastro. Solo se esercito, come tutte le cose ovviamente con l'esercizio viene meglio. Il controllo della paura non è il coraggio, è la speranza. Allora noi come adulti dobbiamo sempre chiederci, soprattutto in questo periodo, quanta speranza ne diamo a questi ragazzi. Il mondo come sta andando adesso, arriva, non è che proprio, visto cosa sta succedendo una settimana, è proprio lo stiamo lasciando bene. Però la nostra funzione è anche quella. È vero che hai paura, è vero che magari puoi, se tu
tornare a scuola, vedere i tuoi amici, ma magari non li puoi toccare, oppure insomma con gli altri la sistema un po' resistente, darci la mano, cioè facciamo tutta una serie di cose che prima erano normali. Però io come adulto ti faccio vedere anche qual è l'altra faccia, ti sto dando un po' di speranza. Non so quanto noi adulti siamo attenti a questa questione, no? Siamo più attenti alle regole, al comportamento, puoi uscire o non puoi uscire. Però la speranza ci ricorda che forse c'è un orizzonte anche un po' più lontano, possiamo ogni tanto fare anche dei voli un po' più in là e non solo tornare a mezzanotte. Per cui, non so, ve la metto lì.